Si chiamano come me, quindi ormai credo che gli ultimi giorni lo devo trattare bene, no? No, è una battuta, in realtà lo tratto per come merita, cioè da candidato al Parlamento regionale siciliano, in questo caso nella lista di Fratelli d'Italia, quindi domande assolutamente serie e cercando di capire che intenzioni ha poi se viene eletto. Sto parlando del sindaco di Partanna, Nicola Catania. Ben Ben ritrovati, ritrovato. ciao Nicola. Ciao Nicola. Senti, Nicola, lo sai, il nostro nome viene da Nike Laos, colui che porta il popolo alla vittoria. Omen Lo nomen so, in questo ma lo caso. stanno ribadendo in tanti, ma preferisco ovviamente stare con i piedi a terra, creare le condizioni empatiche con le persone che vado incontrando, un tour de force, un momento elettorale piuttosto importante, interessante, ma sofferente perché il caldo e la dinamica di questa campagna elettorale ci hanno messo anche un attimino con le spalle al muro, ma siamo determinati a portare avanti il messaggio, a portare avanti l'impegno che abbiamo assunto già tempo fa con un po' di persone, anzi tante per la verità, che hanno sottoscritto il manifesto e oggi lo stiamo, come dire, declinando un po' in tutti gli incontri che, devo essere sincero, non solo sono partecipati, ma qualitativamente anche importanti e il feedback, il ritorno che ne ricevo è un feedback importante che mi carica di responsabilità, che per quanto mi riguarda, per come io sono abituato a interpretare la politica, è un carico di responsabilità necessario per poter poi eventualmente fare bene. Sono cresciuto, no? Faccio questo lavoro da troppo tempo che già mi sono pure stancato con la spiegazione che mi davano i politici di una volta, no? Dice, ma la campagna elettorale certo è importante, poi però arrivata venerdì sera fino a sabato notte le cose possono cambiare, no? C'è questa paura ancora oggi, un po' sì, Ma gli guarda, spostamenti di consensi sono ci sono ancora, logiche. come si arginano? Ma guarda, sono logiche del passato, io dico, anche se ancora oggi si insiste con modalità, con scorrettezze, con dicerie, con strumentalizzazioni. Ma l'unico modo per arginarle è uno solo, quello di mostrare determinazione, compostezza, serietà, non scendere assolutamente in scontri o strumentalizzazioni varie, seguire un percorso netto, lineare, parlare alla gente per le cose che uno vuole fare, per le cose che ha fatto, spiegare qual è l'obiettivo e stando sereni. Penso che la gente ormai abbia capito perfettamente che certi giochi di palazzo, certi giochi di potere hanno stancato e non portano assolutamente all'obiettivo principale, cioè dire quello del vero interesse per tutto il territorio della provincia di Trapani. Portano all'autoreferenzialità, portano a conservare le poltrone sempre le stesse persone. Bisogna invece cominciare a essere più aperti, parlare con la gente, caricarsi delle istanze, delle emozioni, delle sensazioni delle persone e poi tradurle in atti amministrativi seri, concreti e determinati. Ci vuole fermezza, ci vuole soprattutto la cosa che io riscontro, competenza. È la Certo, parola che oggi viene meno è usata, vero, è vero. è il valore a cui molti non fanno ancora riferimento. Invece è sostanzialmente l'unica cosa a cui si deve guardare. Alla competenza, al deputato, all'incaricato che deve avere quella competenza necessaria per tradurre le chiacchiere, le discussioni o i progetti in fatti concreti, avendo un'idea complessiva del territorio, ma senza far mancare mai l'ascolto delle persone, senza mancare mai il suggerimento che ti può arrivare da chi che sia. Quindi un ritorno anche, se vogliamo, a quella politica di incontri che un sindaco è abituato a fare, io lo faccio ogni giorno, lo ripeto ancora una volta, io non ho mai avuto una giornata di ricevimento al mio comune, mai un orario di ricevimento, Nel senso che mai H24 un quasi. filtro. Guarda, non sono H24, ma sono 16-17 ore al giorno che io impiego nell'ascoltare la gente e a tradurre le istanze in atti amministrativi che abbiano concretezza e del resto quello che la mia Partanna, il mio territorio ha già dimostrato, me lo porto dietro ed è il biglietto da visita che voglio offrire agli elettori della provincia. Certo, Fratelli d'Italia ha fatto una lista super competitiva in provincia di Trapani. Fratelli d'Italia ha fatto una lista super competitiva, ma una cosa a cui tengo molto è che nell'investitura della mia candidatura, che arriva direttamente da Roma, attraverso anche un ragionamento complessivo, attraverso anche la progettualità, che come il manifesto del territorio abbiamo portato avanti,
dà un segnale ben preciso, che Giorgia Meloni ha guardato alle competenze, ha guardato al territorio, ha guardato a coloro che di quel territorio se ne vogliono fare carico e portare istanze anche a livello regionale e nazionale. Io immagino già in una prospettiva del 27 questo filo comune, no? Questa comunione di intenti fra Palermo, fra Trapani, Palermo e Roma, che poi ovviamente dobbiamo anche ribaltare nei comuni, perché anche lì si soffre, lo dico io da sindaco, maledettamente tutta una serie di questioni che vanno affrontate, ma da chi queste cose le ha subite e sa come invece risolverle. Forse. Quindi, no, prego, per chiudere, la Meloni, dando questa opportunità, dà un segnale preciso, dà un segnale e un valore alle persone, dà un segnale a coloro che un'istanza, un contributo all'interno di un ragionamento più complessivo lo possono portare concretamente. Mi piace anche ricordare che per quanto riguarda le candidature alle nazionali, Fratelli d'Italia ha dato un'opportunità che ha valutato da un punto di vista meritocratico. La candidatura di Raul Russo al Senato è l'esempio lampante, un ragazzo che si è formato dentro il partito, che ha fatto tutte le stagioni, ha fatto l'assessore a Palermo, ha fatto il consigliere comunale, ha fatto tutte le esperienze ed è quindi espressione di questo nostro collegio. E quindi in tutt'uno stiamo facendo un ragionamento complessivo che vedrà, qualora fossimo eletti, anche un affiatamento sul territorio che possa avere contemporaneamente l'ascolto palermitano e romano. Beh, ci sono un sacco di aspettative, la lista appunto sì. È... Ci sono un sacco di aspettative e ritengo che sono ben riposte. Guarda, la lista è fatta di persone che ognuno per la propria parte porta con sé un valore, dà un contributo importantissimo. Mi piace ricordare e pensare che chiunque di noi fosse eletto di questo progetto, di questa programmazione, di questo programma, ne possa, come dire, fare uso e renderlo poi esecutivo. E, guarda, la Meloni ha fatto un ragionamento piuttosto interessante, io vorrei invitare proprio a prendere spunto di questo. La mia investitura, la mia candidatura, che arriva direttamente da Roma, è il segnale preciso di quanto questo partito voglia sul territorio dare opportunità a coloro che se ne sono fatti carico già da tempo, con quell'esperienza, quel know-how necessario, poter dare un contributo al partito in questo percorso comune che si prospetta fra Trapani, ovviamente con il deputato, fra Palermo, la regione e quindi con lo Stato e quindi con il partito che sarà probabilmente, così come dicono i sondaggi, il primo partito d'Italia, quindi un partito di governo. Capisci bene che c'è un segnale ben preciso che arriva, io me lo sento addosso perché c'è stata questa investitura, questa apertura piuttosto importante, me ne faccio carico. Ho tranquillamente assicurato un mio impegno a prescindere sotto tutti i punti di vista e mi piace ricordare una cosa importante, che anche con le candidature a livello nazionale il partito ha dato un segnale perfetto, cioè ha utilizzato la meritocrazia per candidare Raul Russo ad esempio al Senato, che è un ragazzo che si è formato già da giovanissimo in quel partito, ha fatto l'assessore al Comune di Palermo, ha fatto il consigliere comunale, ha una sua storia e quella storia del territorio il partito l'ha offerta a Raul per poterla portare al Senato della Repubblica. Tant'è che assieme stiamo facendo anche una sorta di tour, ci incontriamo spesso nei momenti elettorali e nei momenti elettorali dove ci incontriamo spesso lo sollecito a dire prendiamo segreteria assieme perché vogliamo continuare a rimanere nel territorio, ascoltare le persone, cambiare un po' quella che è la politica della provincia che fino ad oggi si è attualizzata. Mi fai capire come la vorresti cambiare? Semplice, è semplice, ma allo stesso tempo è complicato per altri. Vedi, noi ci portiamo dietro un'esperienza quotidiana che è quella di lavorare 16, 17, 18 ore al giorno nelle amministrazioni comunali. Ti ripeto ancora, io sono sempre in mezzo alla gente. Quando finisco in comune, non è che mi vado a rintanare chissà dove. Continuo a stare in mezzo alla gente. È l'unico modo perché un politico possa avere sempre il polso della situazione e prenderne, come dire, le istanze della gente, farsi carico anche del momento emozionale e creare una condizione amministrativa che possa, come dire, andare incontro alle istanze, dare opportunità al territorio di crescita. Senza il contatto con la gente questa cosa non accadrà mai. Chiudersi in un palazzo e dimenticando che fuori c'è un mondo non è utile né al politico né tantomeno ai cittadini. Quindi questa inversione di tendenza, questa modalità del sindaco, ecco, io la vorrei esportare con un mio impegno costante così come faccio oggi e a me viene semplice. A me viene semplice che lo faccio quotidianamente, c'è un allenamento in questo, c'è una sensibilità diversa in questo. E quindi questo è il nuovo modo
sostanzialmente, che poi nuovo non è, se torniamo indietro anche ad alcuni aspetti della Prima Repubblica, è un modo di stare in mezzo alla gente e cercare di capirne istanze, suggerimenti, progetti e quant'altro. Ed è un'azione che porta ovviamente a un lungo lavoro e dei sacrifici, certo, ma il deputato è anche incaricato e pagato dalla gente proprio perché questi sacrifici se ne deve caricare e se ne deve fare una sua quotidianità. Sono certo che durante appunto il tragitto elettorale, quindi la campagna elettorale complessa, difficile, corta ed estenuante anche per il caldo, tu avrai incontrato, spero pochi, ma secondo me purtroppo sono stati tanti, cittadini che hanno detto: io non vado a votare, non mi interessa, di qua, di... Non c'è come, nulla, come li hai convinti? Non c'è nulla di più sbagliato, soprattutto ora. Quelle di adesso io le reputo elezioni importanti non perché io sia candidato, ma io sono candidato perché ho registrato questa esigenza e questa necessità. Mi piace il fatto che parecchia gente invece si avvicina riscontrando nella mia candidatura l'elemento di novità. Sembrerà strano, ma io oggi sono l'offerta politica di novità del panorama provinciale. E in questo elemento di novità la gente mi affida con stima, con fiducia, ovviamente, il proprio voto, e mi sollecita sostanzialmente di avere questo cambio di passo per dare riscontri e dare anche risposte al territorio. Certo, c'è colui che è disgustato, arrabbiato, non interessato, rifiuta di andare al voto, ma guarda, lì il problema è semplice: bisogna avere la pazienza di spiegare loro che non è il momento dell'arrabbiatura. È un momento che io ho definito già in diverse occasioni, in un comizio a Partanna ancora di più, è un appuntamento con la storia. Noi oggi abbiamo un appuntamento con la storia. Basti pensare che già sono disponibili per la regione siciliana 40 miliardi di euro fra fondi del PNRR e fondi della programmazione. Se la provincia di Trapani non arriva lì a creare una idea di progettualità, a dare omogeneità al territorio, a dare opportunità agli imprenditori, ai giovani, a tutti coloro che oggi qui si vogliono scommettere e vogliono rimanere, rischiamo di essere tagliati fuori e magari scendiamo di un posto in classifica. Oggi siamo terzultimi in classifica in Italia, la classifica di Sole 24 Ore, quindi o sfruttiamo bene questa opportunità con competenza e con idee chiare, o noi rischiamo a questo punto di non avere un'ipotesi diversa. Il treno è l'ultimo che passa e l'ipotesi B non c'è. Dicendo questo, le persone probabilmente in parecchie se ne vanno almeno con un punto di riflessione e con il fatto che ci ripensano sul fatto di andare o non andare a votare. Questo è positivo, a prescindere poi per chi andranno a votare, ovviamente ognuno. Assolutamente, l'importante è andare a votare. Infatti. Castelvetrano ha un ospedale che non ha. Scusatemi il gioco di parole, ma di questo si tratta. Tu metti il dito nella piaga da bravo giornalista. Che devo fare? No, ma guarda, non è che Castelvetrano ha o non ha un ospedale, così come lo hai definito tu. Qui c'è un problema diverso. Qui c'è un problema normativo. Qui c'è un problema che la rete ospedaliera della provincia di Trapani, non lo vorrei dire in maniera così forte, ma non è adeguata ai servizi di eccellenza per i nostri cittadini. Ci sono motivazioni normative e giuridiche che io conosco benissimo. Ho seguito lungamente dal 2018 le vicende del piano nazionale, scusate, del piano regionale sanitario, e ho già da subito individuato quale poteva essere il momento per poter aggiustare alcune cose. Vedi, nella ripartizione posti letto abitanti c'è una discrasia fra Catania, Palermo e Trapani enorme. Il 3.6 indicato non c'è, qui siamo molto al di sotto, e questo già è un dato. Ma la cosa che più mi fa pensare è com'è che la politica, anche quella nazionale, e per questo la Meloni si è impegnata a mettere mani subito a questo aspetto, ancora non ha stravolto, annullato, cancellato il decreto Balduzzi, e tutto nasce da lì. C'è un DL 70 che è il decreto Balduzzi, che è prima del Covid ovviamente, e che ha fatto sì che quando è arrivato il Covid, parliamo di cose concrete, con la pandemia, ha fatto trovare la sanità pubblica spiazzata, non preparata, che ha fatto acqua da tutte le parti, grazie ai servizi di infermieri, di soccorritori, di medici. Abbiamo tamponato, ma è stato un tamponare, capito, con l'emergenza del caso e con i danni che si sono provocati. Quindi la pandemia ha dato un segnale ben preciso: con la sanità non si scherza. Non bisogna badare a spese, bisogna essere equilibrati,
bisogna darsi un orientamento, quello sì, ma non si può creare, come dire, la economicità e la rigidità a cui il decreto Balduzzi fa riferimento. O comunque non lo si può fare perché onestamente la sanità in Italia è totalmente diversificata. Bisogna avere un occhio per ogni tipo di territorio e per l'offerta sanitaria che ci vuole. A scendere, la regione non ha una competenza esclusiva, a scendere ovviamente la regione ha dovuto, nell'alveo di questa norma che mette paletti ben precisi, creare un piano regionale sanitario che rispetti quei parametri. Ha iniziato l'assessore Gucciardi al tempo. Quel piano che oggi abbiamo è un frutto di quel lavoro, perché poi la Corte dei Conti lo ha bloccato probabilmente per un eccesso di concorsi di primari, almeno quello mi pare di ricordare, adesso non vorrei dire stupidaggini, lo dico così a memoria, e poi quel piano che è stato come dire, varato dalla Giunta regionale con un atto di indirizzo che va in commissione parlamentare, che dà un parere obbligatorio e quindi in commissione, in quella sede con la rappresentanza dei partiti, un voto vincolante perché diventi legge. Bene, nonostante quel vincolo del decreto Balduzzi, questo piano regione sanitario già con quel vincolo stesso non funziona, o meglio penalizza la provincia di Trapani. Infatti. Quindi non è soltanto un problema di Castelvetrano, perché vedi, per Castelvetrano, quando sono andato dal ministro nel 2019 assieme al commissario del tempo del comune e il prefetto del tempo d'Arcopellos, è una delegazione di sindaci, siamo andati lì a chiedere una cosa, una deroga per quell'ospedale. Deroga significa non intaccare le destinazioni o comunque quello che la norma prevedeva per gli altri ospedali. Quindi non c'è una competizione fra ospedali, che ne dica qualcuno. Abbiamo chiesto una deroga perché? Perché quell'ospedale, costituito sull'onda emotiva del sisma del 68, è un ospedale di frontiera. È un ospedale che nell'occasione, spero mai, potrà servire a soccorso di un'area che è totalmente pericolosa in quanto sismica di altissimo livello. Questa deroga noi l'abbiamo chiesta non so perché siamo dei pazzi o ci siamo inventati le deroghe, perché lo Stato già questa cosa l'ha fatta. La politica dei parlamentari di quel territorio è riuscita a chiudersi, a far cerchio e a far sì che a Rigopiano, dove c'è stata la valanga, sull'onda emotiva della valanga, l'ospedale di prima accoglienza di quel territorio, che doveva essere declassato come Castelvetrano, è stato salvato da una deroga. Abbiamo chiesto la stessa identica cosa, che è una cosa già fatta. Evidentemente i partiti che erano al governo nazionale in quel momento non hanno ritenuto accogliere l'emendamento che io stesso ho scritto e ho trasmesso a tutti i parlamentari. Ovviamente li hanno accolti i parlamentari di opposizione, ma quelli che erano in maggioranza e che oggi arrivano qui in provincia a creare condizioni di incoming verso il proprio partito, non ne hanno assolutamente voluto sapere nulla. Questo è il vero motivo per cui dobbiamo ancora lottare e tornare eventualmente a Sala d'Ercole, chiedendo immediatamente, ma io dico tutti i deputati con serenità, se questa fotografia è quella esatta, se qualcuno è soddisfatto lo dica. Se qualcuno non è soddisfatto ci mettiamo assieme, chiediamo l'intervento è la convocazione della Commissione Sanità in Assemblea e lì cominciamo a fare delle discussioni che abbiano come obiettivo non il campanilismo per se stesso, ma che abbiano come obiettivo esclusivamente l'interesse primario, la salute dei cittadini, i servizi sanitari di eccellenza così come in altre parti d'Italia. Perché vedi, caro Nicola, ad oggi sono due gli hub sanitari più importanti qui nella nostra zona. L'aeroporto di Birgi e l'aeroporto di Falcone Borsellino di Punta Reis, che sono i luoghi dove la gente è costretta con la valigia a partire e a farsi curare al nord o altrove. Dobbiamo tornare alla richiesta e alla pretesa, io dico, di servizi sanitari di primaria importanza. Certo, so perfettamente, ne sono a conoscenza, c'è una carenza di medici, ne mancano circa 60.000, qualcosa del genere, e fra l'altro quelli che ci sono disponibili hanno qualche preclusione ad arrivare in provincia, perché ovviamente trovano sicuramente più riscontro in altre province e in altre zone. Bene, se questo è un problema dobbiamo avere anche la capacità di creare un'opportunità, se volete contrattuale, se vogliamo anche attraverso una rete con gli enti locali, per incrementare l'appeal nei confronti dei nostri ospedali, nei confronti del nostro territorio, che già di per sé offre tanto e si vive anche bene. Un minuto, telecamera, primo piano, vai con l'appello finale. L'appello finale è il seguente: io devo spiegare che si vota soltanto un giorno
dalle 8 alle 23 di domenica 25. Le schede sono tre, la televisione non parla della scheda per le regionali. La scheda per le regionali è la scheda verde. Bisogna barrare il simbolo Fratelli d'Italia e scrivere Catania, qualora questo voto viene affidato alla mia persona. Per la scheda gialla e per la scheda rosa bisogna invece barrare soltanto il simbolo Fratelli d'Italia, quello è già sufficiente. Quindi il consiglio è: scheda verde prima, fare l'operazione di barramento e scrivere Catania e togliersi già un primo pensiero, e poi mettere la croce sul simbolo delle schede per le nazionali. Attenzione, perché dobbiamo per forza di cosa far tutti tam tam, perché il messaggio arrivi a tutti, e far capire l'importanza di queste elezioni che, ripeto ancora una volta, sono elezioni che ci richiamano all'appuntamento con la storia. È stato con noi Nicola Catania, candidato all'Assemblea Regionale Siciliana nella lista di Fratelli d'Italia, sindaco di Partanna. Grazie, buona corsa. Grazie a voi, grazie a voi. Buon voto. Poche ore, buon voto a tutti, ci rivediamo tra poco. In questa seconda parte ho il piacere di avere per la prima volta in assoluto, professor Esordio, in televisione, un altro aspirante all'Assemblea regionale siciliana in rappresentanza della provincia di Trapani e candidato nella lista di Sicilia Vera. Lui è Salvatore Scianna, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti, Scianna, molto nuovo ma non più di tanto, insomma, sì, della politica, un'esperienza insomma a Paceco certamente. Certo. Vi ringrazio il direttore per avermi ospitato e saluto a tutti i telespettatori. Beh, come nasce la candidatura con Cateno De Luca? Ma Cateno De Luca praticamente ha fatto un lavoro che nessuno aveva fatto prima. È presente sul territorio, è venuto a trovarci in maniera radicale proprio sul territorio, ha ricercato candidati liberi, uomini e donne, e io ho risposto sì, perché credo in questo processo che c'è in atto di cambiamento, che ho riscontrato poi durante questa campagna elettorale. È un cambiamento che parte proprio dalla testa di ognuno di noi, è un riscontro molto positivo. A noi, cioè, siamo un esercito, 39 liste, più di 300 candidati, non aspiriamo, nessuno di noi aspira in questo momento a un posto all'Assemblea regionale siciliana. Abbiamo un obiettivo comune, che è quello di fare eleggere Cateno De Luca alla presidenza della regione, e credo che ce la stiamo facendo, perché vedo nell'aria veramente un vento nuovo di rinnovamento. Beh, sono appunto diverse liste, ognuno di voi ha avuto la possibilità di essere inserito in questo caso in Sicilia Vera. È una battaglia, diciamo, che è andata via via insomma crescendo e che vi porta ad essere comunque insomma possibili eletti, dai. Sì. Lo dico io, magari non lo vuoi dire tu. Sì, sicuramente ci saranno diversi deputati che faranno riferimento a Cateno De Luca, però in questo momento il nostro obiettivo non è questo. Okay. Infatti noi abbiamo letto che alcuni hanno scritto: ah, ma De Luca ha spiegato ai candidati che bisogna superare il 5%, bisogna superare il 5% in 5 province. A noi questo non interessa. Poi la legge elettorale è così complessa che magari non sono 5, qualcuno dice 2, gli resti, scarti. In questo momento a noi tutto questo non interessa. Noi l'obiettivo vogliamo è Cateno De Luca, Cateno De Luca per scardinare un sistema marcio, perché quello che non ci va giù è queste candidature che vengono calate dall'alto, e come dice Cateno De Luca, la Sicilia è diventato un pisciatoio delle stanze, dei poteri romane. Cioè assistiamo praticamente nei collegi blindati di tutti i partiti a candidature, la moglie di, il dentista di, il commercialista di, il palermitano autorevole. C'è un'offesa alla dignità, all'intelligenza di noi siciliani. Io non penso che nel territorio trapanese non ci sia una persona autorevole che possa rappresentarci al Senato. Cioè, questo è un sistema veramente che deve cambiare. E con De Luca ha messo in atto proprio questo cambiamento, perché lui
ha quindi reclutato tutti questi candidati, con dei requisiti chiaramente, e nelle liste De Luca Sindaco d'Italia, quindi ai vari collegi uninominali e plurinominali della Camera e del Senato, ha messo i candidati stessi, cioè persone del territorio, cosa che non hanno fatto gli altri. Questo è il vero cambiamento e le persone l'hanno capito, e io mi accorgo, facendo questa intensa campagna elettorale, che qualcosa veramente sta cambiando. Raccontiamo Salvatore Scianna. Chi è, da dove viene, di che si occupa? Io, sposato, vedo che lì è la vera. Sì, sposato con un bambino. Tra l'altro mi aiuta, perché è una campagna elettorale ormai fatta sui social, a fare vari TikTok, io gli passo le foto, spezzoni di comizi. Grandicello allora. C'ha 12 anni. Vabbè, allora ormai è più smart di noi, certamente. Sì. Anche se le persone, andando in giro, mi accorgo che vorrebbero ancora la campagna elettorale all'antica, con la macchina che girava, col megafono e i comizi in piazza. E niente, io, la mia formazione politica nasce a 16 anni all'interno di una parrucchieria che ancora è in attività da circa 50 anni nel centralissimo quartiere Sant'Alberto. La parrucchieria di mio zio, che adesso non c'è più, ex consigliere comunale Pietro Tolo. Come no? E lì una praticamente abbiamo voluto tutti bene. Lì praticamente in quegli anni, io ho 46 anni, quindi già è 30 anni che mi occupo di politica, venivano consiglieri comunali, provinciali, assessori, c'era un po' di tutto. E si parlava quindi di politica, le varie strategie, di come si faceva la campagna elettorale, gli inciuci, tutte queste cose. Io mi sono appassionato subito. Non agli inciuci, voglio sperare. No. Ascoltavo chiaramente, mi sono appassionato e poi, grazie a mio zio, sono stato in commissione edilizia, ho ricoperto la carica di assessore poi al comune di Paceco. Sono incarichi chiaramente che sacrificano la famiglia e il lavoro, però danno dei soddisfazioni. Professione? Io sono un ingegnere e faccio l'ingegnere presso il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti. Sono ingegnere responsabile della sicurezza della diga di Paceco. Che insomma è una bella camurria, perché diga di Paceco è fondamentale per questo territorio. Sì. Quali sono, a proposito di cose fondamentali per il territorio, le esigenze, secondo Salvatore Scianna, che vanno subito poste in essere in regione? Ma credo che un punto fondamentale... Immagino che avrai proprio compulsato Cateno De Luca per dirgli: guarda Cateno, dopo che tu diventi presidente, questo... Abbiamo parlato dei programmi, infatti abbiamo i 10 comandamenti, no? i 10 punti programmatici di De Luca. E sicuramente la burocrazia, perché io ad esempio con un mio amico per aprire un autolavaggio a Valderice ci siamo stati un anno. Questo è impossibile, perché si parla di impresa in un giorno e poi tu hai lo sportello unico, ma unico non è, perché poi deve andare al libero consorzio, deve andare al comune di Valderice, cioè ci siamo stati un anno, assurdo. E poi diciamo un altro punto fondamentale è la sanità. Ma dico, in questo momento, programmi che si possono attuare, perché Cateno De Luca ha dimostrato che sa amministrare come sindaco di Messina, ha cambiato volta la città, ma in questo momento siamo concentrati a fare eleggere Cateno De Luca alla presidenza della regione. E siamo a buon punto, a un passo. Perché dici questo? Che sensazioni hai? Cosa ti trasmette questo? Perché praticamente, a parte che vedo molto entusiasmo, mi chiamano persone che nemmeno mi conoscono e che sono seguaci di De Luca, che mi vogliono incontrare, che mi sostengono. E poi ultimamente ho riscontrato in altre persone che magari hanno promesso il voto al candidato e al deputato uscente, perché per una questione magari territoriale, per una questione che se lo sono ritrovati, che sono stati aiutati in passato, che però fanno il voto disgiunto. Ci sarà una marea di voti disgiunti. E questo, diciamo, è quell'asticella, insomma, in più per... E anche gli indecisi dell'ultimo momento, che vedono De Luca che va veramente forte, che escono allo scoperto e dicono: basta, siamo con De Luca per scardinare questo sistema. E quindi credo che ormai negli ultimi giorni superiamo tutti, ce la facciamo. Bene, sei molto convinto di questo. Sì, molto convinto.
Che cosa hai, al di là dei 10 comandamenti, Shanna, immagino insomma che nelle volte in cui vi siete visti, no, avrete sottolineato delle esigenze per il territorio. Dice, Cateno, veramente, quando diventi presidente, ti raccomando, di questa cosa occupatene immediatamente. Per esempio, da ingegnere, tra l'altro, insomma, tu saprai rispondermi. Sì, ma sicuramente l'ho detto, la burocrazia per solo la burocrazia, per l'impresa, cose strutturali, che ne so, le strade, no, abbiamo le strade, per esempio, lo so, la ferrovia. Ma sicuramente, sicuramente, ferrovie, perché giustamente con un unico binario è impossibile prendere il treno ormai anche per andare a Palermo, e le strade, perché comunque con... il fatto che hanno levato le province, tutte le strade provinciali sono in pessimo stato. Però ti ripeto, sono tutti dei programmi che si possono attuare, ma in questo momento, quando ci siamo visti, sì, è vero, abbiamo parlato come attuare i programmi e lui sa come fare, però ci siamo concentrati su quello che ho detto. Farle leggere, non è quindi facile. Quindi praticamente, fammi capire, quindi voi candidati con De Luca, nel caso specifico tu, Salvatore Scianna, vai in giro e dici guarda, non va niente se non voti me, voto a De Luca, dici così? Perfettamente, davvero. Perfettamente, cioè è una candidatura di sacrificio. Le liste di rappresentanza, come chiama lui, noi andiamo, portiamo nelle case delle persone questo progetto di cambiamento di Cateno De Luca, molti lo condividono, e noi chiediamo il voto a De Luca. Certo che poi, essendo là, se non hanno il candidato, noi ci proponiamo, però l'obiettivo principale nostro è questo. Poi quello che succederà, succederà. Una campagna elettorale veloce, intensa, arrivata in piena estate, no? Sì, anche questo penso abbia contribuito a farla diventare un po' più difficile. Me la racconti? Ma è partita in spiaggia. Partita in spiaggia perché con mio figlio andiamo a fare una passeggiatina, vediamo chi incontriamo, gli amici. E poi chiaramente subito dopo il porta a porta, ho fatto anche un comizio a Paceco, perché la mia candidatura nasce a Paceco, fortemente voluta dal consigliere Ricciardi. E siamo stati bravi a saper organizzare all'inizio della campagna elettorale questo comizio, in cui ho avuto uno spazio importante, e poi giustamente è intervenuto Cateno De Luca. Ed è una campagna, sì, molto intensa, però fatta porta a porta, giriamo portando la voce di De Luca nelle... Cioè, detto così sembra tipo un po' una cosa religiosa, eh? No. Tipo, andiamo porta a porta, portiamo la parola di Cateno. Sì. Vabbè, ma è questa. E troviamo un riscontro veramente entusiasmante nelle persone. Quindi molti dei voti a De Luca che gli daranno il voto, molti voti disgiunti, gli indecisi dell'ultimo momento che hanno deciso di votare De Luca. Per me la vittoria è scontata. Assolutamente. Quindi ci credo. Immagino, tanto non ci seguo nessuno, immagino che qualcuno di quelli che sanno come funzionano le cose abbia iniziato a guardarti con gli occhi di traverso, no? Ma sicuramente un po' di fastidio diamo, perché siamo veramente un esercito, siamo più di 300 candidati, 39 liste, quindi vuoi non vuoi diamo fastidio un po' a tutti. E non abbiamo mai parlato con De Luca di cosa avverrà dopo. Abbiamo questo obiettivo principale, poi ci penserà lui, noi abbiamo fiducia in lui. Se non ci fosse stato De Luca, tu che avresti fatto? Ti saresti messo in candidatura? No, non penso che... Quello che ha fatto De Luca non l'ha fatto mai nessuno, e secondo me nessuno mai lo farà. Non penso che ci sarebbe stato spazio in partiti blasonati. Là vogliono maratoneti, Maradona del voto. Noi siamo tutti, diciamo, scarsi di gente voti. Comune. Gente... Bravo. Quindi è un po', diciamo, il sogno anche di, sì, di una modo, Sicilia, un di una Sicilia di riscattarsi, che sì. E che De Luca ha dato questa possibilità. Solo lui l'ha fatto, non penso che si possa ripetere. In famiglia dico tutto a posto, tuo figlio ti aiuta, quindi vuol dire che giustamente, sì, però sì. Magari manchi un po', diciamo. Sì, infatti finisce. L'unico, io siamo candidati liberi, non abbiamo chiesto a nessuno di mi posso candidare, solo alle mogli. Mi posso candidare, vedi che manco un mese da casa, dice va bene, lo puoi fare, e poi siamo liberi, e non è facile essere liberi e fare scelte libere in politica. Dopo le elezioni che farai, qualsiasi cosa succeda,
diciamo, ma sicuramente se vengo eletto giustamente andrò a fare il deputato, ma tornerò, penso, al mio lavoro, alle mie passioni. Quindi la passione politica di questo momento la accantonerai o darai? No, l'ho portata sempre avanti e continuerà. Quindi immagino che ci sarà un modo per far attecchire anche politicamente il movimentismo attorno a De Luca. Sì, fra poco ci saranno le elezioni a Misili Scemi, quindi con De Luca sicuramente, se lui è d'accordo, già presenteremo. Già, vi state portando avanti proprio. Certo, a giugno l'elezione a Trapani, a Paceco, se De Luca vuole, insomma, noi presenteremo il nostro simbolo con i nostri candidati. Non penso che De Luca si vuole fermare qui a diventare presidente della regione e poi... giusto, quindi andiamo avanti. De Luca se ne sentirà parlare per parecchi anni. Beh, certamente già ne sentiamo parlare da diversi anni, ed è ancora uno dei politici che si fanno più vedere certamente, sì, al di là della mediaticità anche per i suoi modi, diciamo. Non so quanti comizi, non so nemmeno come fa a reggere questi ritmi, però ultimamente io, ad esempio, mi sono accorto che all'inizio, perché io lo seguo da sempre, e nelle dirette tipo c'erano 900 persone che guardavano la diretta, adesso siamo tipo a 4.000. A Leonforte, nel comizio di Leonforte, c'erano 5.000 persone, cioè una scesa continua, cioè io non ho dubbi sulla sua vittoria. Mi lasci senza parole, sai? Può essere che mi sbaglio. No, ma nel senso, cioè, che... Ma d'altronde, se uno non è convinto in quello che fa, non ha senso. Cioè, se uno va con questa convinzione nelle persone, penso che trasmette anche l'entusiasmo e quindi la condivisione di questo progetto. Se uno non ci crede, è inutile che va a fare. Senti, fra voi candidati delle liste di Catena De Luca, vi collaborate, vi riunite? Sì, andando ognuno per i fatti vostri. Poco fa mi ha chiamato Daniele per i rappresentanti di lista. Daniele sarebbe Mangiaracina, immagino. Sì, okay. Che... collaboriamo, abbiamo un gruppo WhatsApp dove ci teniamo aggiornati sui vari appuntamenti, sulle cose da fare. Ad esempio, adesso siamo impegnati per i rappresentanti di lista, perché vogliamo comunque in tutte le sezioni qualche rappresentante. Non è facile. La raccolta delle firme, non ti dico, direttore, è stato difficilissima, tant'è che la lista Orgogliosi, ad esempio a Palermo, non è stata potuta, non si è presentata perché non ce l'abbiamo fatta, però andiamo forte. Una battaglia epocale proprio. Sì, una svolta. Va bene, dai, ti lascio parlare con i cittadini di questa provincia che seguono Telesud, vediamo se li convinci. Allora, no, ormai sono convinti, e l'unica cosa che ho trovato in giro è un po' di confusione nelle modalità di voto, quindi questo va puntualizzato. E vi daranno tre schede e quindi non fate confusione, due sono per la Camera, due sono per le nazionali, una scheda per la Camera dei Deputati e una per il Senato. Lì votare è molto semplice, basta mettere una barrare con una croce il simbolo, in questo caso di De Luca, che è De Luca Sindaco d'Italia. Altra cosa diversa invece la scheda per le elezioni del Presidente dell'Assemblea regionale, che è la scheda verde. Lì invece, oltre a barrare il simbolo di Cateno De Luca, va espressa la preferenza e quindi in questo caso dovete barrare il simbolo Sicilia Vera, un simbolo bellissimo, c'è la Sicilia, non potete sbagliare, di colore rosso, e scrivere Shan. E se invece qualcuno volesse fare disgiunto? Se vuole fare il disgiunto, quindi in questo caso barra il simbolo del presidente che vuole votare, di destra, di sinistra, e poi va a barrare il simbolo di una delle liste a sostegno di Cateno De Luca o scrivere il cognome. O viceversa. O viceversa, perché questi sono casi rari. Diciamo, se avete il vostro deputato presente sul territorio, che ve lo siete ritrovati, di destra, di sinistra, va bene, la prima cosa che dovete fare è segnare il simbolo dove c'è De Luca, poi andare nella lista del vostro deputato di fiducia,
segnare con una barra quella lista e scrivere il suo cognome. E quindi comunque avete dato il voto a De Luca, avete partecipato a questo progetto di rinnovamento, di cambiamento. È stato con noi Salvatore Scianna, candidato all'Assemblea regionale siciliana nella lista Sicilia Vera, a sostegno di Cateno De Luca nella corsa alla presidenza della regione siciliana. Gli auguriamo davvero di non solo una buona corsa finale per questa votazione di domenica, si vota domenica, questa domenica, ma soprattutto di mantenere questa passione, questa luce che vedo negli occhi, insomma, ci crede, e quindi spero che anche dopo lo si possa incontrare con questa luce. Sicuramente. Grazie, grazie a Scianna, in bocca al lupo. E questa è stata Respubblica Sicilia chiama Euro, arrivederci.